20 e 29, la buonasera a tutti da Luca Zardini Acedelli, mi trovo allo Stadio Olimpico del Ghiaccio, come spesso capita nelle serate di Cortina, e se siete collegati al sito hockeycortina.it state seguendo lo streaming del match di questa sera, valente per la regular season, stagione regolare. Si rivedono le furie rosse della Val Gardena sul ghiaccio olimpico. Ricordo all'andata finì 10-5 al Pranives di Selva. La buonasera a tutti i telespettatori collegati allo streaming sulla propria applicazione, sulle proprie smart TV e sintonizzati su hockeycortina.it. Grazie alla regia, buon lavoro ai miei colleghi e ovviamente saluto anche tutti i radioascoltatori di Radio Cortina, che come di consueto possono seguire la partita anche solo con la forma radiofonica, sentendo solo la mia voce. Una partita sicuramente come tutte interessante, è la quarta volta che la squadra ampezzana in questo campionato così spezzettato incontra il Gardena. Nelle prime due partite, la prima che poi è stata anche l'ultima per un lungo periodo, la sconfitta al Pranives di Selva per 6-2, nella formula chiamata iniziale, chiamata appunto Return to Play, nella sfida di ritorno il Cortina vinse 5-1 sul ghiaccio nei 60 regolamentari, ma poi dovette abdicare dopo i rigori e così consegnare la posta piena, i tre punti della sfida, al Gardena. È andata diversamente invece nella stagione regolare, come detto in precedenza, 10-5 in casa del Gardena al Pranives circa due settimane fa, in una partita che è stata da metà match in poi tutt'altro che una partita di hockey, dove il Cortina ha giocato ovviamente a porta romana e insomma ha trasformato un match di hockey in una sfida con un'unica porta, difesa dal secondo portiere, ricordo infortunato di Jake Smith, che torna tra i pali, con un Gardena che torna anche più o meno al completo questa sera. Vi leggiamo subito il line-up degli ospiti, quindi la squadra diretta da Erwin Kostner, che schierano nel primo blocco il temibile primo blocco, quello formato da McGowan, Sulman e Wilkins, in difesa Villait e Senone, la seconda con Diego Gluck, Leo Mesner, il nuovo arrivo Marco Virtola, che proprio ha esordito nella partita d'andata contro il Cortina, Gioi Brugnoli capitano insieme a Michel Selva, la terza con Moroder, Tomasini, Galassiti, Nocker e Costa, la quarta con Linder, Paratoni, Rabanser e Figel, unico difensore a girare con la quarta linea, ricordo formazione diretta da Erwin Kostner, formazione che giocherà sui vostri monitor da sinistra verso destra in maglia bianca con casco verde. La squadra ampezzana invece schiera più o meno lo stesso line-up delle precedenti partite, ancora assenze pesanti, quella di De Zanna, quella di Larker, escluso per turnover Alessandro Zanatta, e poi ancora fuori Marco De Filippo, tra i pali Martino Valdarin, che ha avuto qualche problema nel riscaldamento ma è pronto sui pali tra i tubi rossi della sua porta davanti alla curva del Cortina. Questa sera ovviamente, come tutti gli altri giocatori, non può essere presente, ma ha esposto uno striscione di incoraggiamento e questo ci piace molto, vedere un po' meno di colore una frase scritta, ve la leggiamo subito, distanti dagli occhi ma vicini dal cuore, forza Cortina, è iniziato il match all'Olimpico, Chad Pietroniro dietro la gabbia, lascia il disco subito Enrico Larker che lo dà al suo fedele compagno di linea Luca Zanatta, taglio alto, Cazzola non raccoglie, potrebbe esserci il primo icing della serata ed è così, presentiamo anche i quattro arbitri del match che sono Andrea Moschen, Federico Stefanelli, i linesmen sono Stefano Ricco e Mattias Cristeri. E apriamo una parentesi anche sul discorso referees, arbitri, che ovviamente in questa circostanza, in questo periodo, ovviamente sono tutti italiani e devo dire, al di là del fatto che siano italiani, si stanno comportando veramente bene. Nota di merito che ho sempre scordato di ricordare, arbitraggi finora quasi ineccepibili veramente nelle partite che abbiamo seguito come streaming su hockeycortina.it e come radiocronaca anche da fuori porta, quindi nelle partite in trasferta, devo dire che pochissimi errori o almeno evidenti da parte degli arbitri, quindi complimenti alle quaterne arbitrali e a tutto lo staff appunto delle magliette zebrate. È passato un minuto all'Olimpico, ancora una buonasera da Luca Zinicelli per Radio Cortina e ovviamente per hockeycortina.it. C'è qualche switch nelle linee ampezzane, la prima rimane Moale con Cazzola, Gifto Porzo e Pietro Niro, con Zanatta, Luca e Enrico Larker, la seconda con Moser, Adami e Sanna, la terza con Alverà, Cottam e Barnabò, la quarta con Zinicelli, De Toni e Toffoli, Colli Alberto l'unico difensore schierato nella quarta, ancora un ice invece sul ghiaccio dell'Olimpico e in aggiunta c'è Giorgio Pancera fuori, quindi anche Davide Falopa per turnover questa sera.
una squadra che ha diverse assenze ma può contare su quattro linee competitive, addirittura concedersi il lusso di lasciare fuori giocatori per turnover, quindi per abbondanza. Sulla panca ambezzana ovviamente Ivo Mačka, che arriva così da una brutta scottatura, quella nella partita di sabato a Brunico, per lui era un derby perso in casa del Brunico, una partita che abbiamo commentato in maniera parallela con Patrick Kirchler, non per la radio ma per lo streaming della, appunto, della Pusteria. La partita dove il Cortina ha giocato bene soprattutto gli ultimi 15 minuti, nel primo periodo, nel periodo iniziale è stato un pochino sotto pressione da parte della squadra di casa, che sostanzialmente ha meritato, come anche nell'intervista finale direttamente al coach Abbezzano, ha meritato appunto la squadra di casa la vittoria, la posta intera. Un Cortina che invece arriva da un buonissimo successo ad Asiago, un successo in rimonta 4-1 dopo 25 minuti, quindi dopo 5 minuti del secondo tempo, lasciava ovviamente pensare che Cortina avrebbe avuto grandissima fatica a recuperare questa partita e sarebbe stata forse una, poteva iniziare una goleato da parte dell'Asiago, almeno come si stava mettendo il match. Invece la forza del Cortina, che ha sfruttato benissimo i power play ed è riuscita addirittura ad andare con un parziale di 25 minuti di 5-0, neanche 25 minuti di 5-0, ribaltare completamente la situazione, concedersi addirittura il sesto gol sul 6-4. E Cortina ha avuto la, così, la sterile reazione di un Asiago che però è arrivato a una marcatura perdendo il match. Ma ricordiamo, queste sfide con l'Asiago, questa è quella che sarà il ritorno il 15 dicembre prossimo, sono le sfide chiamate return to play, appunto quelle che, a cui mi riferivo prima parlando del Gardena, non giocate mai a ottobre ma sono dei recuperi, quindi la vincente si vedrà solo il 15 dicembre a Cortina, la squadra che riuscirà a segnare per i gol nel totale delle due partite. Torniamo live dall'Olimpico su Radio Cortina e hockeycortina.it. Per quanto riguarda lo streaming, molto semplice, andate sul sito, cercate la finestrella dello streaming lì in alto a destra, fate il login, registratevi e poi ovviamente c'è da pagare il biglietto, che ovviamente è l'unica forma, ricordo, per tutta la società di avere un incasso in queste partite di campionato che sono ancora a porte chiuse, quindi oltre a seguire lo spettacolo dell'hockey su ghiaccio della vostra squadra preferita, c'è il modo di poter contribuire e aiutare anche un momento difficile, anche non solo tutte le categorie ovviamente di lavoratori e economiche, ma anche quella appunto legata allo sport, all'hockey su ghiaccio, come nel vostro caso la squadra del vostro cuore, questa sera appunto il Cortina, se siete collegati e state guardando il match. La partita è iniziata a 3 minuti, sempre 0-0, ancora poco da segnalare, due icing del Cortina, ancora nessuna occasione per ambo le parti. Un Cortina che adesso prova a trattenere dentro il pack, lo fa molto bene Nicolò Arc, serve Petroniro sulla blu, Zanatta cercava un servizio in rovescio, Gifto Polus non lo trova, attenzione al break, parte Wilkins, chiuso molto bene dal giovanissimo Nicolò Arc, 10 anni, 11 anni di differenza, Nicolò Arc si comporta sempre bene, ma non è una novità. Anche in fase difensiva, Gifto Polus per Cazzola, che è cresciuto molto in questa parte di campionato, da veramente un ottimo contributo a livello di gioco, il numero 13 ex Five Flyers, e sembra aver trovato anche una buona intesa proprio con Remy Gifto Polus. Chad Pietroniro, che si è infortunato durante il match di Asiago, ha dovuto lasciare il campo per 5 punti di suttura sotto, sopra l'occhio, adesso non ricordo, e torna pronto invece sulla pista questa sera all'Olimpico per il ritorno nel suo lineup consueto. Bella qui la giocata di Adami, fantastica l'idea di Adami per Moser, che prova a saltare Jake Smith ma poi si allunga un pochino troppo il pack. Bella azione ampezzana qui con il suo secondo blocco. Cortina che sembra alzare un attimino il ritmo in questo frangente del match, quasi trascorsi 5 minuti, carica da Tergo, brutta i danni di Adami, qui Diego Gluck poteva risparmiarsi questa carica, ne parliamo spesso di dei check, anzi Andrea Moser, check from behind, queste cariche in balaustra sulla schiena sono da evitare, perché in questo caso è anche piuttosto forte la spinta di Diego Gluck ai danni di Andrea Moser, che possono comunque condizionare molto la salute di chi la subisce. In questo caso Moser torna tranquillamente in panchina con le sue gambe e con la sua testa, ma ovviamente, come dicevamo in altre cronache, tante volte succede che un giocatore ne possa un pochino approfittare, quindi basta veramente una spinta sulla schiena che l'arbitro è, diciamo, quasi obbligato a fischiare la penalità. In questo caso evidente il fallo di Diego Gluck, un po' sciocco, disco nell'angolo senza nessuna pretesa di
evoluzione di azione. Cortina adesso può giocare il suo primo power play del match, sbaglia tutto qui Chad Pietroniro, che anche lui gioca col fishing ball, ovvero con l'acquario, o meglio ancora con il visor, quindi la visiera intera, non la griglia ma la visiera intera, come il fratello. Un po' sfortunati su questi due Pietroniro, ma legati oltre che dalla fratellanza anche da questo piccolo dettaglio in questo inizio stagione. Tutti e due infortunatosi per dei tagli al volto, giocano entrambi appunto con la visiera integrale. Chad Pietroniro, uno special team a Pezzano che finalmente forma il diamante, o almeno no, no, ancora no, ancora un po' di confusione nel power play del Cortina. Cazzola tiene il disco, ottimo servizio sulla blu per Zanatta, che deve compiere un miracolo per tenere il disco comunque, il servizio, e finalmente vediamo il maturarsi di un power play vero e proprio. Gift of Paulus, cercava Pietroniro, trovato Cazzola, Zanatta, la bomba, c'è il buon check di McGow, anzi di Wilkins. Cazzola fa tutto molto bene, serve ancora Pietroniro per la sua bomba consueta one timer dall'angolo, trova un Jake Smith con una visuale completamente pulita e va a prendersi il disco senza troppi problemi, non trova l'incrocio dei pali come capita spesso sulla stecca di Phil Pietroniro in questo caso. Un Cortina vivo in questo finale di power play, arriva al secondo special team con Moser, Adami, Zarrini e Cedelli, Cottam sulla blu insieme a Max Gordiano. Prova ad andare a prendersi il disco Adami dietro la blu, la Gardena può liberare. Va a prendersi il disco adesso Cottam, schierato sulla linea difensiva in questo power play. Cottam per Zardini e Cedelli. Buono il servizio a seguire per Moser, che prova ad andare in anticipo. Zardini e Cedelli prova ad aiutare nell'angolo. A fine disco torna in possesso di Ampezzani, che lo gestiscono. Cordiano per Adami. Adami al centro, Cesarino Cedelli, Cordiano largo, passaggio non preciso intervallato da una stecca gardenese che sfila, però il pack sfila tutto lungo la porta. Adami ancora forse un po' lezioso qui, Gardena torna in 5, qui Cottam cerca una finta su Diego Gluck, mentre Diego Gluck stava spingendo, si è guadagnato il terzo, si è guadagnato il pack, Cottam lo carica e la penalità arriva anche a lui per la stessa identica maniera in cui Diego Gluck ha colpito prima l'opponente, quindi Diego Gluck prima fa il fallo, poi se lo prende la stessa maniera da un anche questo piuttosto diciamo disattento Cottam, che è forse un po' frustrato di aver perso il contrasto con il numero 13 gardenese, è andato a spingerlo in balaustra sulla schiena in maniera piuttosto violenta, in questo caso più violenta forse che nel caso precedente. Quindi ora da un power play Ampezzano per checking from behind si va a un power play gardenese per la stessa ragione. Cortina in 4, Phil Pietroniro subito riesce quasi a allontanare, ce la fa, disco che esce dal terzo del Cortina. Pietroniro, servizio breve a recuperare su Wilkins, che provava a spingere per entrare con il terzo. Adami fa un buon lavoro, poi esagera qui, regala un'occasionissima al Gardena, qui Adami un po' troppo presuntuoso diciamo nella sua azione personale, è andato a forzare un attimino troppo lì davanti porta su due uomini che lo stavano pressando, non è successo nulla di grave ma poteva completarsi veramente un dramma all'Olimpico. Cortina che gestisce comunque ancora bene questo inizio di power per il Gardena, adesso Luca Zanatta che allontana il pack fino dalle parti di Jake Smith, numero uno del Gardena, che esce dai pali, servizio qui in immediato al suo uomo di riferimento che è Daniel Costa. Daniel Costa prova la progressione personale, cercare di prendere metri, di impostare, ma c'è il forecheck Ampezzano, non così attivo ma comunque ben attento a livello tattico. Un Gardena che adesso conquista il terzo, è proprio Diego Gluck che prova a arrivarci sul disco, Tomasini nell'angolo, lo scarico per Costa, Costa la botta sulla stecca di Cazzola, Gluck ancora per Costa, Costa fa circolare il pack dietro la porta, nessuno raccoglie, ma arriva di gran carriera Brugnoli. Brugnoli riesce a mantenere il possesso delle Furie. Brugnoli lavora il disco adesso nell'angolo insieme a Patrick Tomasini, Pazzi Tomasini, disco dall'altra parte, Costa non si avvede della buona intenzione dell'ex Cortina, il tiro, Mattia Vadelin contiene, però il disco rimane lì, attenzione, pericolo nello slot, primo vero pericolo del match è proprio questo, Cazzola lontano ma non bene, alza il tiro qui Gioe Brugnoli, pericolo ancora Gardena, tiro girandoci di Diego Gluck che finisce di poco a lato, manca poco rientro adesso di Cottam. Tomasini cerca uno spiraglio lì davanti alla porta, Galassiti ancora per Tomasini, tira prima attenzione, arriva il gol di Patrick Tomasini, un tiro un pochino debole
che comunque sorprende Martino Madarin. Buona la giocata comunque del Gardena di Gala City, che mette a servizio il disco per, eccoli, vediamo nel replay, disco, tiro al volo, non un tiro da ricordare negli annali dell'hockey su ghiaccio come precisione e come potenza, ma tiro di prima intenzione che va sempre bene quando puoi anticipare il movimento del portiere. E così accade. Martino Madarin decisamente sorpreso dalla marcatura di Patrick Tomasini. Pazzi Tomasini segna il gol al 8° minuto e 40° secondo circa, ma vi daremo poi ovviamente per i più statistici il riferimento esatto della marcatura del ex giocatore del Cortina, ricordo, passata la stagione sotto la guida di Giorgio De Bettin per Patrick Tomasini. Stesso Giorgio De Bettin stravedeva per questo giocatore qui a Cortina, l'ha voluto a tutti i costi nella passata stagione, giocatore sicuramente giovane, classe 2000, molto dotato tecnicamente, buon patinaggio, ha iniziato non benissimo quest'anno a Gardena, ma sembra essersi preso adesso le giuste misure, forse trovare anche il giusto assetto nella formazione gardenese, che ha dovuto comunque finora subire diverse assenze, non ultima proprio quella nella sfida di andata a Gardena al Pranives, dove il Cortina facilmente superò i gardenesi dopo soprattutto l'infortunio di Jake Smith. Il Cortina di fronte a una squadra senza elementi importanti andò sotto e non ci fu più nessuna speranza per la squadra di Erwin Kostner da metà match in poi nel recuperare proprio il risultato. Ancora Gardena però nel terzo, quarte linee sul ghiaccio, almeno no, c'è la seconda del Gardena, la quarta del Cortina. Edgar Lettoni, che finalmente rivediamo sul ghiaccio dell'Olimpico, che lui è un giocatore molto valido, un under 20 che arriva dall'Alleghe, ma per lui è stato dato veramente poco spazio, ma sappiamo quanti problemi di abbondanza al Cortina nonostante l'assenza, perché parlavamo dell'assenza del Gardena, ma il Cortina ne ha continuamente, a partire proprio da Marco De Filippo. Zegna Cedeli nell'angolo, prova la distogliersi della marcatura, c'è la pressione del quarto blocco Ampezzano, adesso arriva anche Cordiano in forecheck, disco che si impenna, non si capisce dove sia finito esattamente, tocca le reti di protezione e arriva anche il power break, vediamo se così confermano anche gli arbitri, arriva il power break per la pausa pubblicitaria anche alla nostra regia. Anzi, Afro, il tuo benessere quotidiano. Riprendiamo live dopo il power break, quindi la pausa che gentilmente concediamo, anche un po' di silenzio anche ai nostri radioascoltatori. Ricordo, cronaca in parallelo sia via le frequenze di Radio Cortina sia sul sito, per chi vuole vedere proprio le immagini live del match sul sito di Radio di hockeycortina.it. Appunto ci sono, ricordiamo, il power break che avviene dopo il decimo di ogni periodo, a seconda anche dell'interruzione ci sono delle regole da rispettare, in questo caso c'era un offside se non ricordo male, e quindi in questo caso, come abbiamo appunto potuto notare, è concesso l'interruzione, che va comunque a poter così offrire alla regia sia in streaming che radiofonica lo spazio di 30 secondi di reclam e agli stessi giocatori di riposarsi per 30 secondi, quindi un time out non chiamato, diciamo così. Cortina sotto 1-0, ricordo il gol di Patrick Tomasini. Cortina comunque sta giocando finora in maniera piuttosto decisa, poche occasioni però sulle stecche campezzane, anche nel power play abbiamo visto veramente poco. Numero ovviamente quasi una consuetudine dietro porta di Luca Zanatta, che si appoggia sulla base della porta per saltare l'uomo in pressione. Cazzola, posizione angolata, tiro in diagonale, non male. Cristopoulos dall'altra parte non riesce a trattenere il disco all'interno dopo l'imbalzo di Balaustra. Recupera Mike Zanatta, disco per Phil Pietroniro. Subito per Cristopoulos, ancora difettoso nel controllo qui il greco. Billight, spazi più ampi, grande qui giocata di Wilkins che serve McGowan, McGowan deve aggiustarsi il pack, la finta a saltare Pietroniro, gran numero di McGowan qui, che riesce a mettere il disco tra la stecca e il corpo di Phil Pietroniro. Cazzola per Chad Pietroniro, che in prima velocità la sua patinata se ne va come un fulmine, tenta il servizio quasi impossibile per Cristopoulos, qui un po' troppo frettoloso dopo aver giocato fatto una grande azione Pietroniro in velocità. Arriva anche il fratello al tiro,
disco che poi viene portato fuori in qualche maniera da Gardena troppo frettolosamente. Cortina può recuperarlo con Max Cordiano in mezzo a tre uomini, deve desistere. Il Gardena ancora può liberare, alleggerire in avanti. Vallazza per Alverà, prova le finte lungo la balaustra, vuole l'1-2 per un soffio, il disco non arriva col timing giusto dopo una deviazione. Giusto Polo, scambio da dimenticare per lui, tre errori su tre tocchi per il greco, ancora non proprio in grandissima condizione, si aspetta molto di lui, molto di più da lui. Attenzione, occasione, Virtola, Virtola, arriva il tocco davanti alla porta di Luca Zanata, la triangolazione tra Virtola e Gluck potevano fare veramente danni incredibili, rischiare veramente il 2-0. Qui ha rischiato veramente il 2-0 il Gardena. Alverano raccoglie il servizio di Zanata, occasione ancora per il Gardena, non sfruttata qui da Virtola su assistenza di Diego Gluck. Cortina esce di zona adesso, passaggio alto, troppo lungo per Cottam che però in anticipo, no, non c'è icing, Cottam era in abbondante vantaggio, ma forse c'è il tocco della balaustra, è stato fischiato appunto appena a discrezione dell'arbitro questo icing, sicuramente non un errore, ma forse un eccesso di velocità nel sanzionare questa infrazione ampezzana. 7-11 al termine, il periodo corre via piuttosto veloce con un risultato che è tutto a favore del Gardena, 1-0, ricordo il gol di Pazzi Patrick Tomasini che è arrivato al 8-50. Ingaggio adesso alla sinistra di Martino Maedarin, Alverà, disco sulle stecche gardenesi che provano a farlo circolare, si lavora dietro la gabbia con Luca Zanatta, sicuramente un Gardena molto più deciso e convinto rispetto alla sfida di andata, anche se nella prima frazione il Gardena a Selva non aveva fatto vedere delle cose, ha fatto vedere anche delle cose interessanti e poi è andato sotto e nella seconda frazione lì ha dovuto dire addio quando il gap di gol è stato troppo alto per poter essere recuperato. Recupero centropista di Zanini Acedelli, suggerimento per Pietro Niro, Mike Zanatta un po' in ritardo qui, recupera adesso l'etica di Toni, butta il disco in circolazione, prova a buttarsi Gio Toffoli sulla pressione, sul knocker, bravo però ad evitare il suo check. La ripartenza adesso della linea gardenese, il recupero di Zanatta, prova a far sfilare il disco, non ci arriva qui nel Cortina, poi in un secondo momento arriva Zanini Acedelli che potrebbe ripartire adesso, è un buon break per gli ampezzani, non ha molti compagni da seguire, abbassa la testa, l'alza in questo momento, servizio per Phil Pietroniro. Dall'altra parte per Uvalazza che riesce a mantenere dentro il pacco la punta della spatola, Edgar De Toni nell'angolo, dovrebbe cercare lo scambio, far scivolare il disco verso Zanini Acedelli, trovato, delay di Zanini Acedelli. Passaggio qui non preciso per Vallazza, c'è offside, passaggio non preciso qui Zanini Acedelli per Vallazza che deve indietreggiare con il bastone, andare a recuperare questo disco che era al limite della linea blu. 5.46 al termine del primo periodo, risultato di 1-0 per il Gardena, decide il gol di Patrick Tomasini su assistenza di Gala City e Diego Gluck. Si gioca anche negli altri stadi, un calendario piuttosto fitto questa sera, vince il Lustenau in casa col Salisburgo, sta vincendo il Felkirk sul Cazze per 5-2, recupera il Kitzbühel, due pari risultato sotto la strife tra appunto Kitzbühel di Adler e Jesenice, Bregenzewald 5, Linz 0, Lubiana sta vincendo a Vipiteno 1-0, arriva il gol del Cortina adesso, la soluzione da lontano, il tiro tocca il ghiaccio, ancora lui, Max Cordiano, ci eravamo persi un pochino nel andare a vedere i risultati, arriva a questa conclusione, ma ovviamente la regia ci darà e vi darà soprattutto a voi il replay di questa conclusione di Max Cordiano alla blu, la seguiamo, tiro, forse c'è una deviazione, c'è anche un braccio alzato per una penalità che non è stata mai fischiata, ovviamente il gol si è trasformato, il tiro si è trasformato in gol, quindi nessuna penalità, ma c'era anche un fallo nel contrasto lì davanti porta, credo su Dreo Moser. Ben fatto da Max Cordiano che arriva così al suo secondo gol stagionale, l'uomo di Saronno decide il pareggio a 5.32 dal termine della prima frazione. Degli altri risultati, Fassa 1, Valpusteria 1, è finito il secondo tempo al Giammario Scola di Selva di Belgardena. Vediamo se abbiamo ancora altri match. Sì, la Siamo sta vincendo a Renon 2-0 a fine secondo tempo. Torniamo live dall'Olimpico, Luca Zanatta dietro la gabbia. Chad Pietroniro insiste un pochino troppo lì lungo l'angolo alto della linea blu, regala la possibilità a Gardena di trovare un powerplay perché è reo anche lui di un fallo, anzi è Crypto Polus
che continua un po' così il suo periodo non felice in questa prima frazione. Nel cambio precedente alcuni errori che da lui non ci aspettiamo, ed ora anche una penalità, un'altra caratteristica che lui decisamente non ha, è quella di compiere falli. Forse un pochino stanco o frustrato, non in partita semplicemente. Un giocatore che forse ha bisogno di tempo, anche nella passata stagione, ricordiamo, non è che all'alba della stagione avesse dato moltissime conferme sulla sua qualità. È un giocatore che è cresciuto moltissimo nell'arco della stagione, poi arrivando ai Master Round, offrendo ovviamente un grandissimo contributo a livello di rete, a livello di gioco. Attenzione, però seguiamo il power del Gardena, perché non manca ancora un po' alla fine del periodo, 5 minuti esatti. Adesso si apposta il diamante gardenese contro la scatola ampezzana formata da Pietrolino, Zanatta, Sanna e Bombo Adami. Circolazione del disco ovviamente di Sulman e McGowan, che sono sempre da temere, e soprattutto le conclusioni poi di McGowan, che qui offre un disco d'oro a Virtala. Se avete seguito la rapidità di McGowan di fermare il pack e trovare il corridoio vincente, in questo caso per fortuna del Cortina non del tutto assolutamente non vincente, ma comunque un invito veramente su un tappeto rosso per Virtala. Ma geniale il tocco a tagliare l'area piccola, giocare sempre di anticipo, è questo che riesce McGowan in ogni sua giocata, controllare il disco e senza alzare la testa già sapere dov'è l'uomo migliore disposto sul ghiaccio. E qui abbiamo avuto la dimostrazione in questa situazione. Si va a face off, ancora 1 minuto 09 di power play, ingaggio vinto dal Cortina, però recupera il disco Patrick Tomasini, autore della 1-0 gardenese, sulla blu per Costa, adesso per Diego Gluck. Tomasini, Diego Gluck, Costa sulla blu, cerca soluzioni interne, trova la stecca di Galassiti, disco che finisce al lato, però a lavorare il disco nell'angolo a destra Martino Madarin, c'è un attivissimo Tomasini che regala il disco ancora per una buona gestione del power play da parte del secondo special team del Gardena. Sono un pochino troppo morbida la scatola pezzana, poco aggressiva, diciamo così. Sbaglia Gardena, arriva Max Cordiano qui, che non ha proprio un gesto tecnico invidiabile, spinge il disco contro i cristalli ma torna in pista senza troppi problemi. Il Cortina però riesce a spingere con la progressione di un scatenato Chad Pietroniro, che si dà moltissimo da fare, la sua caratteristica migliore è proprio il temperamento, la grinta e il pattinaggio, e qui tiene lontano il Gardena per diversi secondi dalla zona importante del ghiaccio, almeno per quanto riguarda la squadra di Erwin Costner. 3-11 al termine, 1 pari risultato, si esaurisce anche il power play Gardena. McGowan trova Martino Madarin che lascia il pack, lo lascia Mike Zanatta dietro la porta per Alveraca, in anticipo su Wilkins, Sulman per Wilkins, ancora loro sul ghiaccio. Villait potrebbe tentare il tiro qui, il tiro di Villait sul corpo di Filippo Pietrolino verso Kriptopoulos, ancora un po' distratto qui, vediamo se Remy riesce a togliersi di dosso questo torpore, è troppo importante questo giocatore per il Cortina per poterne farne a meno a livello tecnico. E qui si spegne l'iniziativa gardenese solo grazie a questo tocco di una stecca pezzana che indirizza il disco sulle reti di protezione, e si andrà a un ingaggio. Intanto Martino Valderini si sistema le protezioni, inquadrato Cottam, assist per lui ad Asiago sul gol di Cazzola. Cottam, ricordo che ha iniziato la sua avventura ampezzana ufficiale poche partite fa, anche per lui c'è stato tutto il periodo Covid, poi ancora qualche giorno di quarantena, non era pronto. Occasione qui per il Gardena, attenzione con Virtala sul suggerimento di se non sbaglio Paratoni, combinazione Sanna, Adami, Moser, ben riuscita con l'ingresso in zona, affidato a Adami, non male la conclusione. Jay Smith però sicuramente difficile da sorprendere con un tiro comunque ben angolato, ma soprattutto quello che ci è piaciuto è stata la combinazione tra i tre. 2-14 al termine del primo tempo, abbiamo ricordato i risultati dagli altri campi con la parziale vittoria dell'Asiago a Gardena, scusate a Renon, pareggio a fine secondo tempo tra Fassa e Pusteria, il Lubiana sta vincendo a Vipiteno. Queste le sfide delle squadre italiane impegnate questa sera in Alps Hockey League, oltre a quella dell'Olimpico, dove il risultato di 1-1 al gol di Tomasini ha pareggiato. Max Cordiano sulla blu per Luca Zanatta, a circolare lungo la balaustra per Marco Sanna, cerca di disimpegnarsi. Jay Smith è pronto tra i pali, ancora Marco Sanna, anzi qui Zanatta al centro, Larker
Cerca ancora una deviazione di Sana che va a prendersi il disco dietro la porta di Jay Smith. Buono il lavoro dietro la gabbia, viene ostacolato qui ai limiti del regolamento, ma è più bravo decisamente l'avversario a soffiare il disco qui. Adami in recupero, back check di Adami, non ha molte soluzioni. Attenzione al forecheck di Gluck. Adami con calma riesce a portare fuori il disco. Moser in servizio per Sanna, cambio lungo della seconda linea pezzana che deve andare a recuperare. Sanna stancamente abbandona il ghiaccio, ancora però sulla superficie Adami e Moser che sono molto stanchi. Pericolo, allarme qui per un Martino Vajdarin che deve fare gli straordinari. Notate come spesso accadono, ed è ovviamente sintomatica e matematica se vogliamo, alla fine che una squadra subisca e rischi ovviamente il gol quando un cambio, ovvero per chi ancora uno non sapesse, diventi troppo lungo, quindi sopra i 30, 40, 50 secondi, quindi qui quasi un minuto sul ghiaccio, ma non c'erano le condizioni per andare a cambiare. Sanna era esausto, è uscito dal ghiaccio, forse non in un momento adeguato, ma comunque non ce la faceva più, perché comunque la squadra, la sua linea era veramente da molto già impegnata. E Adami e Moser hanno fatto quello che hanno potuto in apnea, sono comunque riusciti a resistere, ma si è creata una grandissima occasione per il Gardena e Cortina dalla sua è riuscito a guadagnare un power play. Pietro Niro, anche qui Giltopoulos poteva fare meglio, disco che ha preso rimbalzo in balaustra, il numero 73 a Pezzano è stato anticipato piuttosto facilmente dal portiere che ha messo fuori il bastone nel più classico dei puck check. Un minuto al termine del periodo iniziale. Cazzola, spesso come accade, vincente al face-off. Fin Pietro Niro, primo tentativo di passaggio errato, riprova ad impostare il più vecchio dei Pietro Niro verso Giltopoulos. Passaggio riuscito qui per Chad che sbaglia tutto, regala un break agli avversari, se ne vanno con Sulman. Attenzione a McGowan, McGowan è seguito da Fin Pietro Niro che fa un ottimo lavoro qui, lo segue, interviene su di lui cercandogli di distrarlo, appunto toccandogli il bastone nei termini di regolamento ovviamente. Power play finora piuttosto bruttino del Cortina. Zanatta rischia su Cazzola che è bravo però a mantenere il possesso. Scampoli di primo periodo, ancora 1.14 da giocare. Chad Pietro Niro, non preciso qui, prende anche una carica sul volto, non fischiata. Phil Pietro Niro, ingresso in zona, molto tranquillo, cerca uno spiraglio, prova il tiro su Jake Smith, cercava un ingaggio, manca poco, in effetti 5 secondi. Il Gardena può allontanare il pack che finisce dalle parti di Martino Darin, ma finisce anche il minutaggio del primo tempo all'Olimpico. Prima frazione gradevole, non ci sono state occasioni e azioni da ricordare nella storia dell'hockey su ghiaccio, ma comunque una partita molto equilibrata in questo primo periodo. Bene il Gardena fino al gol, il Cortina comunque ha marcinato di più senza creare però alla fine niente di così importante dalle parti di Jake Smith. Il Cortina ha avuto a disposizione due power play sfruttati finora, nessuno. Ricordo al gol all'8.50 di Tomasini è arrivato il pareggio di Max Cordiano. Noi ci risentiamo tra 16 minuti circa, linea alla regia e grazie, a dopo. Stadio Olimpico del Ghiaccio, 2.34 come dice il monitor che bene, avete ben visualizzato all'inizio del
seconda frazione, ma soprattutto quello che dice il tabellone, il classico tabellone del risultato. Cortina 1, Gardena 1, dopo i primi 20 minuti, sostanzialmente il risultato giusto per due formazioni che hanno offerto a sprazzi qualcosa di interessante, si sono controllate, hanno rischiato qualcosa, hanno avuto due power play a ciascuno, nessuno sfruttato bene. Il Cortina che però ha a sua disposizione all'inizio di questa seconda frazione ancora quasi un minuto da poter giocare con l'uomo in più, quindi ghiottissima occasione per gli Ampezzani per trovare il vantaggio. Ampezzani a Consulto, li vediamo inquadrati adesso dalla nostra ottima regia, Cazzola, Pietro Niro, Zanatta e Giftopoulos radunati per studiare la tattica con cui iniziare questo secondo tempo, soprattutto questi 51 secondi da poter giocare in superiorità numerica al cospetto di un Gardena che schiera sul ghiaccio Sulman, McGowan, Villait e se non sbaglio Joel Brugnoli, capitano. Giù la pastiglia nera centropista, ingaggio vinto dal Gardena con Sulman che allontana subito il pack dalle parti Martino Medalin, un pochino disattento qui nel fermare la traiettoria del disco, Cortina deve ripiegare, è qui errore che parte proprio dalla disattenzione di Martino Valdarin, che non vediamo proprio essere così concentrato, ha risentito sicuramente di qualcosa di cui avevamo avuto notizia, di un infortunio, di un leggero infortunio, qualcosa che non andava bene all'inizio proprio del match durante il riscaldamento. Powerplay che se ne sta per andare per il Cortina, ancora 15 secondi a disposizione per gli Ampezzani nel giocare con uno in più. Stop sulla blu di Zanatta, che fa un ottimo lavoro, fa circolare il disco fino a Giftopoulos che sbaglia il passaggio ancora, prova a uscire il disco col disco Virtala con un bastone alto, finisce anche la penalità ai danni di Tomasini. Zanatta verso Chad Pietroniro. Pietroniro qui sotto pressione, regala un disco agli avversari che possono arrivare tranquillamente alla conclusione, ma c'è il miracoloso recupero di Phil Pietroniro, anzi di Chad Pietroniro, che va a, così a salvare la brutta figura del fratello che aveva compiuto non una mezza ma un'intera ingenuità. Cortina che ha iniziato malissimo questo secondo tempo e ovviamente noi ci colleghiamo anche con gli ascoltatori di Radio Cortina. Iniziata la seconda frazione da un minuto e mezzo, sempre uno pari risultato, Cortina butta al vento un power play e rischia moltissimo, finalmente il primo tiro che arriva dalla stecca di uno dei più caldi sul ghiaccio questa sera in maglia bianco-blu che è Francesco Adami, ha fatto vedere delle ottime cose anche la linea con Sanna e Moser, forse la più attiva in questo inizio match. Cordiano dalla blu, posizionato Moser, gli istruisce il disco, Cordiano un po' chiuso, arriva il tiro sul corpo di Adami, ancora però Bombo a gestire il disco verso Sanna, restituito il pack, ancora a servizio del capitano che prova a passare in mezzo a una selva di gambe e stecche, ci riesce in qualche maniera, buona protezione del pack qui da parte di Sanna, meno buona il cycling lungo la balaustra, può recuperare Nocker, servizio per Gala City che non viene anticipato da Cordiano, Gardena può uscire di zona sull'asse Gala City, Tomasini che stanno giocando molto bene, da loro arriva anche il gol proprio sull'assistenza di Gala City, il gol di Tomasini, 1-0. Senone, il tiro sul corpo qui di Gala City, Cortina un po' in difficoltà adesso con la sua terza linea, prova ad andarsene Tommaso Alverà, aspetta però forze fresche sul ghiaccio, deve interrompere la sua mattinata, ottimo il servizio qui per Barnabò per il tiro di prima intenzione, una botta violentissima alle stelle però di Cottam. Tiro a questo caso da parte di Zanatta, Pack che si impena dopo un tocco di una stecca rosso-blu, Jake Smith come un fuoricampo va a raccogliere tranquillamente con il suo guantone. Giocati 3 minuti all'Olimpico, uno pari risultato, ha iniziato molto meglio il Gardena, o forse meglio dire, ha iniziato molto male il Cortina a questo periodo, buttando all'aria un minuto di power play e rischiando molto, ora sembra aver preso le misure la squadra di Ivo Masca. Cottam per Alverà nell'angolo, lo scambio tra i due, Alverà buone le finte, troppo difficile però passare insieme in mezzo a così tanti uomini, lo aiuta Barnabò, momento di pressione della terza Ampezzana, Fi Pietroniro, ancora Alverà a recuperare questo pack, suggerimento sulla blu per Barnabò che cerca lo scarico verso la porta, trova una stecca, non so se è quella di Cottam o del terzino, che devia il pack che però è facile presa di Jake Smith.
16:38 da giocare nel secondo periodo, 1-0 risultato. Toffoli, Zarina, Cedelli e Edgar De Toni, una linea che potrebbe fare sicuramente decisamente di più, tutti classe 2000, tutti uscenti anche dalla nazionale proprio di categoria. Edgar De Toni, per lui poco ghiaccio finora, prova ad andare a guadagnarsi spazio in questa partita, buona incursione personale, forse un po' troppo personale qui. Gluck fermato sulla blu da Zanatta, Zanatta, ci sono due uomini, c'è Zarina Cedelli e prova la conclusione personale qui a Zanatta. Zarina Cedelli era vicino a lui ma sull'esterno, De Toni stava per chiudere verso la porta, Luca Zanatta non ha voluto dare fiducia soprattutto a Edgar De Toni, qui è andato con la conclusione solitaria. Si prende i complimenti dell'assistant coach Bruno Costantini per il buon cambio effettuato comunque dalla quarta linea pezzana, che è arrivata anche alla conclusione con Luca Zanatta. Vito Polos dalla blu, la botta, para James Smith, tiro basso angolato, deviato in maniera molto intelligente da James Smith oltre i cristalli, quindi per un altro ingaggio senza lasciare il rebound. Cortina piano piano sta spostando il suo baricentro sempre più avanti, ovviamente vuole vincere questo match per i punti in classifica, per i punti, per un Vallazza posizionato nello slot, prova one timer sul suggerimento di Christopoulos, soluzione inedita con un Vallazza che abbandona la sua posizione di difensore, addirittura qui Cortina prova una strategia diversa, Cortina in 5-5 prova a mettere Christopoulos a giocare sulla linea blu, non so se sarà poi il suo ruolo definitivo in questa partita come difensore, e lasciare Vallazza lì davanti. Infatti i due adesso probabilmente si scambiano il ruolo, però l'ingaggio, e questa è la tattica adottata da Ivo Masca, Christopoulos a ricevere probabilmente il suggerimento sulla blu, anche qui Christopoulos piuttosto blando sul controllo, così come Martino Vadarin non molto concentrato dietro la porta. Infatti Cortina perde un disco che era di sua proprietà, arriva anche il tiro, para Martino Vadarin, riparte Chad Pietoniro, il passaggio raccolto da Christopoulos, c'è il rischio qui di gancio col bastone, deve mollare subito la presa Christopoulos, altrimenti poteva incorrere in una sanzione. Sulman le finte, la perde, perde il disco, ma nessuno da Pezzano è abile a approfittarne delle decisioni di Sulman, che comunque è ancora attivo, riesce a riprendersi il disco, a buttarlo a favore di McGowan dietro la banda, dietro la porta, chiedo scusa. Moser in uscita, sbaglia McGowan, riferma il disco lungo la balaustra, possesso qui Costa, quindi Gardena, conclusione all'esterno cercando la stecca fortunata di McGowan. Christopoulos anche qui non così forte da allontanare il disco, Max Zanatta lo fa verso Moser, non ha compagni a seguire il treo, però trova in maniera illuminante qui Christopoulos, vediamo cosa combina Greco, le finte, si allarga, aggira il suo oppositore, mette un servizio al centro per Phil Pietroniro, non era male, segnali di risveglio da parte del 73 a Pezzano. Recupera il disco Adami nel suo terzo, l'impostazione col passaggio di balaustra verso Sanna che cerca una dump, esce Jake Smith, Gluck, servizio per un isolatissimo Virtala, 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 arriva il tiro smorzato, ancora il finlandese ex Valbusteria, ma ricordo quest'anno a casa Caldaro, poi la sospensione della serie cadetta permette a Gardena di potersi godere le prestazioni di uno dei due fratelli ex Valbusteria, i fratelli Virtala. Qui ritardo un po' Adami, un pochino stanco dal suo cambio, disco dietro la porta, lo raccoglie Enrico Larker, c'è la pressione di un Gardena che però torna a essere piuttosto convinto dalle parti di Martino Valdarin, soprattutto vedendo delle falle nella difesa ampezzana. Cortina quando ha il possesso nella, dalla neutra in su riesce a fare bene, dietro un pochino meno stasera. Tommaso Alverà, sbaglia il passaggio qui Tommaso Alverà, rischia molto anche su Brugnoli, Zanatta per Cottam, le finte di Cottam, servizio per Alverà, la buona giocata di Alverà, arriva anche il tiro, grande controllo qui di Tommaso Alverà che riesce a passare in mezzo a due giocatori con il disco sulla stecca, arriva il tiro, Jay Smith non si fa sorprendere. Giocati 6 minuti e 36 secondi nel secondo periodo all'Olimpico, 1-0 risultato, risultato ricordo che è stabile dal primo tempo al gol di Tomasini, è arrivato quello che ha pareggiato i conti di Max Cordiano.
disco che finisce nella panchina ampezzana, ci sarà un ingaggio nel terzo del Gardena. Arriva la quarta linea della cortina, anzi mantengono, qui vuole mantenere i suoi uomini di Momasca ancora per questo ingaggio, con anzi arriva adesso il cambio, c'è qualche indecisione, qualche giocatore viene allontanato, c'era Giftopoulos, anzi pronta la prima linea a subentrare alla terza, tiene a risparmio la quarta, adesso Ivo Maciacca, meno nella sua tattica in questa fase del match delicata, non stiamo vedendo sicuramente un altro match rispetto a quello di Selva di due settimane fa, anche se il Gardena sta spingendo proprio praticamente su due linee più la terza. Suggerimento invitante qui di Sulman per Wilkins, che cerca il primo incrocio di pali, non lo trova. Che idea qua di Sulman, si lavora nell'angolo tra tre giocatori ampezzani e due del Gardena, vincente Max Cordiano con la pastiglia nera sulla sua spatola sinistra, riproposizione riuscita a favore di Alverà, poi verso Charles Pietroniro che arriva il tiro, bella occasione qui per il Cortina, giocata bene l'azione, gran lavoro di Tomasino Alverà qui. Costa per Sulman, lo scambio ancora rapido senza bisogno di guardarsi, tiro istantaneo di McGowan, ha difficoltà qui Martino Maddalena a parare, riesce comunque a respingere e parte subito il break con Cazzola, Cazzola gira la porta, viene tenuto largo, c'è il Pietonino, tiro sulla spalla Jake Smith, riparte il Gardena, Villette in azione solitaria, i compagni vanno a cambiare, Pietroniro si deve difendere dalla carica di Villait che ha fatto un buon lavoro, ha portato il disco avanti, ha aspettato l'arrivo dei compagni, suggerimento centrale verso Giftopoulos, Moser perde un pochino qui il tempo, è il momento necessario per tornare a tenere il gioco in pista, arriva il tiro di Virtala sui pattini di Filippo Pietroniro, Cazzola in back check, Senoner cerca la stecca qui di un compagno, se nello specifico di Paratoni se non vado errato, ancora sarà un ingaggio ancora per un secondo tempo molto equilibrato qui all'Olimpico, 11:30 al termine come dice il monitor su hockeycortina.it per lo streaming, i nostri radioascoltatori ovviamente sono informati esclusivamente da quello che sto raccontando io, uno pare il risultato. Di fronte a me il tabellone ufficiale dell'Olimpico, ancora si gioca a porte chiuse, ma ricordo questa sera gli Ultras Cortina hanno esposto uno striscione di incoraggiamento e di partecipazione continua nei confronti della squadra di casa. Sanna prova ad andarsi su un disco vagante in mezzo a due uomini gardenesi, mette pressione anche su James Smith, arriva anche Adami, bastoni alti nell'angolo, non ci sono fischi arbitrali. Zanatta, suggerimento ancora per Adami, largo per Sanna, Sanna controlla il pack, buon delay, ancora Sanna, grande gol per lui a Brunico in inferiorità numerica. Moser dietro la gabbia, deve difendersi, non è facile perché arriva di gran carriera Brunioli, ancora Moser, bene, bravo, esce bene dalla situazione difficoltosa, Zanatta sbaglia tutto, disco su Gluck però gli era appiccicato sulla blu, non era facile trovare un varco. Adami qui perde il disco, sanguinoso, danni Virtala per Gluck il tiro, Martino Maddalena si dispone bene. Ancora qui secondo me un cambio eccessivamente duraturo sul ghiaccio, eccessivamente lungo, e da qui la difficoltà di Adami stesso che sta giocando molto bene in questa partita, però già in due situazioni si trova in apnea, si trova in difficoltà e perde come in questo caso un disco che poteva risultare veramente poi difficile da recuperare. La pronta parata di Martino Maddalin, quindi errore tattico secondo me Cortina che prova a giocare con tre linee, almeno questo Ivo Maciacca sta dimostrando, Tomasini prova in maniera elegante a tagliare tutto lo specchio della porta, disco al centro sulla stecca di Galassiti che rischia di combinarla grossa, Gardena molto bene con questo blocco e Cortina può andarsene in break adesso con Tommaso Alverà, che ha una chiara occasione di trovare il primo gol stagionale, Tommaso Alverà trova Jake Smith, non trova il gol e c'è un fallo anche forse, vediamo, no, non ci sono penalità però buona azione in break del Cortina e c'è il power break e ancora Ivo Maciacca che tiene fuori la quarta linea, cerca di
il vantaggio. Afro, il tuo benessere quotidiano. Nel Power Break vi ricordiamo anche che le radiocronache su Radio Cortina vi sono offerte da Stuzzica la Voglia, la pizzeria a San Vito di Cadore più famosa e rinomata per la sua prima qualità dei prodotti, poi per il suo servizio, ricordo in questo momento servizio fino alle 18 di sera, poi ovviamente take away per fino alle 22, Corrado e Pinuccia e tutto lo staff di Stuzzica la Voglia vi offrono la miglior pizza che potete trovare nel Cadore, quindi giusto in tempo a finire la partita, andare a prendermi una pizza al volo o prima di arrivare a casa per godervi il match su hockeycortina.it o la radio con Radio Cortina, una buona pizza, ricordo, da Corrado e Pinuccia, Stuzzica la Voglia a San Vito di Cadore, poi vi elencherò anche le varie novità che offre dopo 23 anni di servizio, dal 1997 attiva a San Vito di Cadore, Stuzzica la Voglia, una realtà confermata, una realtà vera e propria della ristorazione nel Cadore. Torniamo live, 9.44, termine del secondo periodo, dicevo, un Ivo Masca che preferisce tenere fuori la quarta linea per fare giocare tre blocchi e diciamo riuscire a dare più ritmo probabilmente. Pitroniro qui e si perde nelle finte, regala il break a McGowan che cerca Wickis con un ribalzo di balaustra, i due non hanno bisogno di guardarsi nemmeno neanche con Sulman, che occasione, che triangolazione, tutto no look praticamente, senza minimamente avere la necessità di guardare dov'è l'altro compagno, i tre si trovano a meraviglia dopo la passata splendida stagione con 80 e più punti per i due canadesi, anzi americani canadesi, e altri 40 erotti per l'ex Egna Caldaro Sulman, una linea decisamente la più forte del campionato, nonostante, attenzione, arriva il gol del Gardena su una mezza papera, forse una papera intera di Martino Valdarin qui, e forse c'è da chiedersi se la tattica sia giusta quella di Ivo Masca di giocare a tre linee, perché non sta cambiando nulla, anzi Cortina arriva qui in questo caso in maniera fortuita al gol di Gardena e ho il replay offerto dalla regia, il tiro, la deviazione, Martino Valdarin disco sotto il gambale, c'è la deviazione sì che tradisce Valentino Valdarin, ma la conclusione comunque non arriva con grande potenza verso di lui, pack in mezzo alle gambe, 2-1 Gardena, quando il Cortina provava a spingere, quando Ivo Masca ha provato a stringere le linee si è dimostrata comunque di fronte a noi il tabellone la scelta non proprio più opportuna ed ora probabilmente continuerà su questa strada per cercare di trovare subito il pareggio, ma sicuramente non ha giovato spingere così quando hai comunque quattro linee di buon livello a tua disposizione. Arriva un'altra occasione qui per un Gardena che con la sua seconda sta facendo molto bene, allora addirittura c'è un cambio perché torna nella linea originale qui appunto la terza con Tomasini e un Gardena che sta facendo circolare il disco nel terzo Apezzano a suo piacimento. Cotam per Rico Larker, esce dai pali di Smith, ferma la traiettoria del disco lungo la balaustra, continua a prova a premere qui, a tenere il possesso soprattutto, Barnabò in mezzo a un paio di uomini, tiro forzato, finisce a lato, Nocker, buono ancora qui a evitare la carica verso Costa, alza la pressione in Cortina, Max Cordiano verso Cottam, tocco minimo ma importante verso Alverà, Alverà cerca la traiettoria interna, non era male, verso Barnabò, il tiro di Vallazza, deviazione di Barnabò, poco convinto però qui anche se al termine del cambio la squadra napezzana, arriva adesso la quarta del Cortina, ovviamente ci ha ascoltato Ivo Masca e arriva anche l'icing e quindi probabilmente adesso scenderà sul ghiaccio la prima, almeno conoscendo Ivo Masca, anzi no, infatti è così, boh, non so, neanche il tempo di scendere sul ghiaccio per i tre uomini della quarta e arriva subito con un icing, arriva il cambio, sinceramente decisamente queste cose non le condivido soprattutto perché non dai fiducia ai tuoi uomini che sono tutti della rosa.
chiaro che vuoi forzare coi tuoi uomini migliori a un ingaggio che si può sicuramente vincere, come accade con Cazzola. Scontro tra Smith e Pietro Niro, non c'è nessuna penalità, Smith riprende la posizione. Giftopoulos per Zanatta, Zanatta le finte, poi prova rimbalzi Balaustra, trova Cazzola che con un guizzo riesce a prendersi il pack, ancora Cazzola, gira tutto intorno, poi serve Phil Pietro Niro, illusione del gol, tiro sull'esterno della rete, ancora Phil Pietro Niro dentro la gabbia, servizio per Mike Zanatta che si addormenta un po' sulla blu, disco non controllato, deve recuperare Mike Zanatta, che ricordo è al rientro dopo quasi tre settimane di stop. Disco centropista adesso raccolto da Phil Pietro Niro per un Cortina che ha sì dalla sua il possesso, ma sta ancora facendo fatica ad essere un pochino decisa davanti alla porta di Jake Smith a trovare le soluzioni per arrivare al gol. Ricordo il Cortina sotto per il gol del Gardena. Giftopoulos, anche qui illusione del gol, purtroppo neanche illusione, il disco era veramente tanto all'esterno della gabbia, anche se ha colpito la rete. Cazzola per l'Archer che non raccoglie, Zanatta, Cazzola ancora. E qui è un minuto e mezzo che è sul campo la prima linea. Il tiro di Zanatta, deviazione, disco che finisce a lato. Cortina, Iomacka ancora prova a tenere i suoi uomini migliori sul campo per tornare al pareggio immediato. Moser completamente fuori dallo specchio della porta, la sua conclusione. Rico Larch non riesce a raccogliere, costretto a suggerire verso Zanatta. E niente, la quarta linea deve accontentarsi di un cambio di un secondo praticamente. E la prima linea ha giocato un cambio di due minuti senza trovare la via del tiro quasi, se non con Moser che poi è andato a sostituire proprio Cottam. Larcher, Sanna, il tiro di Sanna, diagonale basso, para tranquillamente Jake Smith. Cinque minuti al termine, risultato di 2-1 per il Gardena. Tornano sul ghiaccio gli uomini della classe 2000, Toffoli, Zaria, Celelli e De Toni, dopo quasi 15 minuti di panchina. Ghiaccio vinto da Zaria, Celelli. Il tiro di prima intenzione da parte di Vallazza. Un pochino telefonato. Conclusione rapida, ma nessun problema per Jake Smith nel vedere la partenza di questo tiro. Edgar De Toni, nell'angolo, chiuso, riesce però a ripartire adesso Gluck, chiuso da Zardini a cedere a centropista, arriva Cordiano in suo soccorso. Cordiano, suggerimento per il chip-in da parte di De Toni, ricorre il disco Toffoli, lo va a prendere Edgar De Toni, alza la testa Alex Alleghe, disco dietro la porta, non c'è nessuno a raccogliere, deve fare gli straordinari qui Vallazza, andare a spingere. Disco portato fuori dal Gardena, arriva Vallazza, non c'è icing, disco raccolto adesso da Cordiano, Cordiano per Edgar De Toni che non ha un controllo felice, lo recupera Zardini a Cedelli, servizio per Vallazza che sbaglia l'intervento di prima intenzione, regala il disco a Tomasini, Tomasini verso il centro, deviazione volante qui di Virtala, trova Martino Maddalena attento. 4:31 al termine, risultato di 2-1 per il Gardena. Ricordo il gol che decide finora il match è arrivato sulla stecca di Leo Meisner, il giovane Leo Meisner, due gol quindi veramente green, molto realizzati da due giovanissimi, classe 2000 Tomasini e Leo Meisner, credo sia ancora più giovane, con la conclusione sporca che ha ingannato Martino Maddalena, decisamente sorpreso. Ma come abbiamo visto dall'inizio del match e come era anche forse il preludio della sua partita questa sera, avendo avuto notizia di un infortunio o comunque di un problema nel riscaldamento per l'ottimo numero 11 estremo portiere Ampezzano, dall'inizio del match ci siamo accorti ci fosse qualcosa che proprio non giri bene nella sua testa o a livello proprio fisico, c'è qualche problema che lo condiziona, non è il solito Martino Maddalena. E ovviamente, non essendoci Marco De Filippo,
nel caso Martino Vanellin avesse dovuto abdicare prima del match, ci sarebbe stato a disposizione Sandro Lancedelli, che è un buon portiere, un classe 2003, che però ovviamente non ha ancora nessuna esperienza in Alps Hockey League. Inquadrata la panchina con Emilio Taufer, attrezzista ufficiale insieme a Renzo Zardini della Sportivi Ghiaccio. Esce James Smith ai pali, la pressione di Cazzola, il Cortina non ci sta a finire questo periodo sotto. Chad Pietoniro sul corpo qui di Gala City, la ripartenza di Wilkins, anzi di Brugnoli. Sulman verso Wilkins, il tiro finisce a lato. Non bisogna dare la possibilità a questi tre di giocare nel terzo, assolutamente, bisogna disporsi in maniera attenta come ora e ripartire velocemente con Cazzola, che sta giocando di nuovo la sua onestissima partita. Quello che manca è decisamente l'apporto di Remigio Topolus nel primo blocco, che dovrebbe essere decisamente superiore considerando le sue caratteristiche, le sue qualità. Anche qui disco al centro, un po' buttato alla bella e meglio, senza troppa attenzione, sembra quasi un po' stanco Remigio Topolus anche nel rientro. Infatti va a cambiare e può ripartire Cazzola, uno di cui la batteria sembra non finire mai per la sua grande intensità di gioco. Max Cordiano, 2.24 al termine, 2-1 Gardena. Ancora Max Cordiano, riesce a recuperare dopo il dribbling sbagliato da Barnabò. Disco fatto girare da Cotta verso ancora Barnabò, che ha giocato un'ottima partita da Asiago. Inserito proprio con Giftopoulos e Cazzola dopo l'infortunio a Chad Pietroliro. Virtala. Disco a seguire per Diego Gluck, c'è un fischio arbitrale per un fuorigioco, credo. ...1.59 al termine della seconda frazione, pareggia a sorpresa il Kaz sotto 5-2, pareggia Feldkirch, in vantaggio di Zenizia a Kitzbühel, minuti finali a Kitzbühel, vantaggio dei Fabbri Rossi dei Balcani ai danni delle Aquile austriache, 7-0 della Bregenzerwald sul Linz, 3-1 invece dell'Ljubljana a Vipiteno, e 2-1 del Fassa sul Gardena. È finita al Gianmario Scola, vittoria importante per i Ladini, complimenti a loro. 3-0 invece conduce l'Asiago sull'altipiano di Collalbo contro il Renon. Cottam d'altra parte, le finte di Cottam, tiro Alverà, cerca Cottam, trova solo le stecche avversarie, quella di un positivissimo Patrick Tomasini, uno dei migliori questa sera sul ghiaccio. Phil Pietroniro per Mike Zanatta, passaggio, deve correggersi qui il controllo, molto bene Marco Sanna, suggerimento immediato verso Mike Zanatta, poi disco portato all'esterno. Un minuto al termine, va a prendersi il puck Andrea Moser. Cortina che allontana il disco senza troppe idee, recupera Virtala, si finisce male questo periodo, Virtala con il possesso del Gardenese, con una liberazione della zona troppo affrettata e senza troppa attenzione. Cortina decisamente, Sulman al corridoio per andare a colpire, 37 secondi al termine, Cortina che gioca in breakaway, ma il Cortina dovrebbe assediare la porta avversaria e mettere ritmo a questa partita, invece è costretto a giocare in contropiede e a subirne anche, ma un Gardena che è in vantaggio. McGowan arriva, aspetta l'arrivo qui di Selva, ancora per McGowan, si disimpegna come sempre bene, il tiro di Selva, non c'è nessuna deviazione per fortuna del Cortina, Moser raccoglie, 14 secondi alla fine, bisogna dare sviluppo a questa azione, a meno provarci, è troppo lungo il passaggio per Adami, che lavora su Selva, che è bravo però a disimpegnarsi. McGowan si aspetta solo la sirena, combinazione ancora rapida, ancora Tomasini, numero a saltare, non uno qualunque come Luca Zanatta, fiducia in se stesso 100 da parte di Tomasini, che sta giocando tanto e bene. Quando poi giochi tanto, un giocatore così, con queste caratteristiche, ha proprio bisogno di giocare tanto. Tenuto a risparmio, un giocatore così può produrre poco, soprattutto perché sono giocatori giovani, hanno bisogno proprio di giocare. E giocare e essere tanto sul ghiaccio, perché possono dare contributo solo nel momento in cui hanno tanto ghiaccio. Tomasini sta facendo vedere di giocare questa sera in seconda, in terza linea, dare supporto alla prima anche in certe circostanze, giocare anche il power play, ed è decisamente dopo questa ultima azione
per questi primi due periodi, nominato dal sottoscritto come miglior giocatore sul ghiaccio. Complimenti a Pazzi. 16-38 ancora per da aspettare prima dell'inizio della terza frazione. Ricordo il risultato: Gardena 2, Cortina 1, Lina alla regia. Esatte a Cortina, come nel resto di tutti i paesi che hanno questo orario, e soprattutto allo Stadio Olimpico del Ghiaccio per iniziare la terza frazione del match tra Hockey Club Gardena e Afro Cortina. Dopo 40 minuti, il risultato sul tabellone a 1:50 dall'inizio del terzo periodo è di 2-1 per gli ospiti. Il Gardena vince questa partita con un secondo periodo giocato in maniera diligente, senza strafare, andando a colpire su una Cortina che ha sì prodotto tanto da metà campo in su, ma alla fine ha veramente concretizzato nulla e poco è arrivato veramente dalle parti di Jake Smith, che è stato impegnato in un paio di situazioni. Quindi gioco alla fine sì, come quantità, ma veramente poco produttivo. In più la tattica di Io Masca, che ha voluto andare a stringere le linee quando il Gardena dall'altra parte gioca praticamente a due linee, invece che andare a dare ritmo con quattro linee a stancare gli uomini migliori del Gardena, si è dato modo al Gardena di restare in partita e di andare a giocare sempre con intensità tutti i 20 minuti. Complimenti a Gardena perché sta giocando veramente una bella partita. E ripeto, oltre alla prima linea, una sontuosa prestazione finora di Patrick Tomasini, Diego Gluck e Dallas City. Ma attenzione, c'è un power play in corso. Fuori Rico Larker a fine del secondo periodo. Cortina rischia molto. Luca Zanatta trova il suggerimento adesso verso Cazzola. Poteva esserci un break, chiude però Virtala. Cazzola trova il corridoio e anche il tiro. Fuori però alla destra di Jake Smith. Ancora Cazzola, poi steso qui, si lamenta un po' Cazzola, fa fatica anche a rialzarsi. Il Gardena può tornare a prendersi possesso del terzo ampezzano. Arriva McGowan, Cordiano viene scippato del pack sulla blu. Bill Light, Wilkins alza la testa, serve il suo gemello. Ancora lo scambio tra i due, con molta cura e calma e dedizione vanno verso la porta di Martino Mandarini cercando di stringere per arrivare poi anche magari alla conclusione di Villa e da lontano. Senza guardare di nuovo Wilkins, McGowan, Wilkins e Wilkins al volo su Martino Mandarini. Ancora Wilkins, Cortina non tocca disco. Villa il tiro, Martino Mandarini qui bene. Esce dallo specchio, Cordiano e McGowan hanno qualcosa da dirsi, ma niente di così grave. Bravo qui Martino Mandarini, che ricordo non è al top della condizione. Cortina ancora in 4 per 28 secondi e il Cortina deve recuperare una marcatura. 2-1 il risultato. 22-02, ci colleghiamo anche con Radio Cortina, giocato un minuto e mezzo all'Olimpico, risultato sempre 2-1 a favore del Gardena che ha ancora 24 secondi di power play.
Cordiano preferisce lanciare il pack lungo, però ha la fortuna di trovare la schiena di Chad Pietoniro, che prova a far circolare il pack verso Adami. Esce James Smith prontamente dai pali per fermare il carosello dietro porta. Tomasini, che ricordo ha la fiducia completa da parte dell'allenatore e anche in se stesso, perché sta giocando veramente bene, tutto gli riesce bene dopo il gol segnato su assistenza di Galassiti, tiro al volo, quello che ha deciso l'1-0 nel primo tempo. Pietroniro verso Adami, ancora per Pietroniro, chiuso molto bene da Diego Gluck, anche lui decisamente molto bravo. Guardina sta comandando il gioco in questo momento, finito il power play a Pezzano. Cortina deve cambiare assolutamente regime. Barnabò, passaggio non preciso ma comunque raccolto da Alverà per Cottam. Decisamente in ombra anche questa sera Cottam, come da un po' di partite. Il giovane Cottam, su di lui ha riportato tanta fiducia da parte della sua età e tante speranze che sembravano si fossero avverate dopo il primo match, invece dopo decisamente un giocatore che finora si sta dimostrando sicuramente non un cattivo giocatore, ma non uno straniero che possa fare la differenza, ma forse questo si sapeva già. Zanatta ancora per Cottam, nelle sue qualità il tiro, decisamente non il passaggio in questo caso, però bravo qui Toffoli a tenere dentro il disco, poi deve ripiegare. Il Gardena in maniera solitaria prova ad avventarsi qui con un tiro sull'esterno alla rete da parte di McGowan. Ancora sul ghiaccio, Lark rischia ma in questo caso può permetterselo. Servizio centrale per Toffoli e c'è icing, ma c'era il tocco qui di Toffoli. Chiede scusa infatti l'abito, non c'è icing, vediamo, infatti neanche il tempo di entrare sul ghiaccio e la quarta linea va a cambiare di nuovo, entra la prima linea, no veramente, io qui non ho più niente da dire, chiedo scusa ma non è possibile, neanche il tempo di entrare sul ghiaccio, Ivo Masca richiama i suoi uomini della quarta linea per giocare un ingaggio al centropista con la prima linea, forse perché di fronte c'è la prima linea, ma questi ragazzi non avranno mai fiducia, come si può pensare che tre ragazzi del 2000 anche validi possano avere fiducia in una partita contro il Gardena? Quando comunque ad ogni cambio vengono sostituiti perché c'è una infrazione e si deve giocare un ingaggio. No, questa cosa probabilmente non la concepisco, chiedo scusa a radioascoltatori, però veramente qui non arrivo a capire la tattica di Ivo Masca. Pietroniro verso Cazzola, il break, Sulman, McGowan, le finte di McGowan, prova a saltare Martino Valdarina e c'è il fallo, arriva il fallo su Sulman da parte di Zanatta e questo è il risultato 2-1, il risultato su tabellone, 15-46 da giocare, power play Gardena. Anzi, power play Cortina e Sulman a fare il fallo in fase offensiva, chiedo scusa a telespettatori e radioascoltatori. Non abbiamo capito bene cosa abbia, infatti anche lui non è molto convinto Sulman della decisione arbitrale e poi si gioca un ingaggio nel terzo difensivo del Cortina. Non mi è molto chiara questa decisione arbitrale. È un po' discutibile questa scelta. Fallo del Gardena e ingaggio in zona offensiva per il Gardena. Forse c'era un icing e poi è stato commesso il fallo da Sulman sull'icing, e questa è l'unica risposta che riesco a darmi. Anzi no, credo proprio ci sia una penalità maggiore al Gardena. Comunque ancora non è chiara, chiedo scusa, scusatori, no. Sulman è penalizzato, c'è un altro giocatore vicino a lui, quindi probabilmente per proteste si è preso qualcos'altro. Poi per Cortina, Cordiano verso Moser, ancora la Zanina Cidelli per Moser per Cottam, tiro di Cottam in croce dei pali, circolazione del disco molto buona qui da parte del proprio Pezzano. Moser per Cottam, sul rovescio del bastone, qui deve correggersi il disco, raccolto adesso da Moser dietro la gabbia. Moser, Radami, lo scambio con Cordiano,
Moser, ancora Azzeria Cedeli, Adami, la deviazione, c'è il gol! C'è il gol! Bella combinazione in power play dei Lampezzani che trovano il pareggio in power play. Giocato veramente molto bene con non il primo special team ma con il secondo special team. Trova il gol Adami che così corona anche finora una bella prestazione, uno dei migliori di Lampezzani questa sera il capitano. Ma ha giocato molto bene questo power play dal secondo special team Lampezzano che fa girare molto bene il pack e trova una deviazione volante Adami, Zaria Cedelli verso Moser, Moser scambio nell'angolo, Adami micro tocco a saltare qui il portiere gardenese Jake Smith, cortina che trova il pareggio al 15, anzi al 5, al 4:53. Ebbene sì, dopo ovviamente la nostra pausa un pochino anche critica, ma ci permettiamo di farlo come vedete con tutto massimo rispetto verso chi ne capisce molto più gli occhi rispetto a noi. Però Cortina fino a prima del power play per 5 minuti ha faticato abbondantemente, quindi come è successo un pochino a Gardena, il mio parere personale di giocare comunque stringendo le linee, facendo giocare giocatori spesso questa sera, spesso come è giusto anche chiedersi, perché da giocatori Gintopoulos si vuole sicuramente tanto ghiaccio, perché sono giocatori che possono risolverti la partita da un momento all'altro, ma forse in un momento in cui lo stesso, soprattutto Giftopoulos, non sembra essere, attenzione, potrei smentirmi proprio ora, no, infatti non arriva, perché anche Giftopoulos qui manca il gol, quello è un numero a cui gli riesce molto facile. Giocatori un pochino in ombra, inutile andare a forzare, forse giocatori che non sono proprio in serata, e qui arriva il vantaggio, ancora Meisner su assistenza di Wilkins, ancora il classe 2002, Meisner doppietta per lui, ma che giocata da parte di Wilkins, e subito un nuovo vantaggio qui del numero 86, Meisner che questa sera altro che una cassa di birra dovrà portare nello spogliatoio per la sua personale doppietta. Complimenti al giovane Leo Meisner, doppietta qui, bel gol posizionato davanti alla gabbia, grande azione di Wilkins che costruisce, certo, quando metti poi un giovane bravo come Leo Meisner in compagnia di McGowan, in questo caso non sappiamo se accidentale per un cambio, per uno switch sul cambio o proprio per scelta tecnica da parte del coach, lo metti in condizione di giocare con due giocatori del genere, ovvio che un giocatore se è bravo di suo quando gioca con attenzione per il Cortina dall'altra parte, occasionissima qui per Cottam, che occasione per il Cortina, partita che si sembra animare, c'è purtroppo il nuovo vantaggio del Gardena, ricordo per la doppietta personale di Leo Meisner, ma il Cortina è andato subito di nuovo vicino al pareggio con la linea di Cottam, Barnabò, che bella circolazione dietro la gabbia, trova anche il tiro, ancora il tiro qui da parte di Cottam, deviato da Jake Smith, ma il Cortina ha nelle sue corde la possibilità di giocarsi questa partita, di rimontare. Il Gardena comincia un attimino a far fatica, non l'abbiamo più visto il Gardena da diversi minuti non giocare più dalle parti di Martino Valdarin. Alverà la finta, ancora Alverà, prova a saltare l'uomo, lo trova, trova anche il tiro di Dramose sul corpo di un avversario, la partita si sta rimando, le squadre si stanno allungando e arriva il tiro qui di Moroder, alto Cordiano, voleva Moser ma stava appena entrando dalla panchina il Bondreo. Pallazza dietro la gabbia, 12 minuti al termine dei 60 regolamentari, 3-2 Gardena. Ancora Dami, gasatissimo, va a prendersi questo disco, lo dà Giftopoulos che aspetta l'arrivo di compagni utili. Buono scambio con Cordiano che però non aveva inteso l'intenzione del greco. Adami per Cordiano, sempre tutto un pochino in affanno, però comunque c'è la gestione del disco da parte di Lampezzani nel terzo, non limpida, non fluida, e non bisogna regalare le ripartenze al Gardena come in questo caso. Si attarda un pochino qui a Brugnoli nella sinistra del Tomasini, ma trova il corridoio per Villait, la conclusione, il tiro, il rebound, Adami ancora mette ordine lì davanti. Che rischio per il Cortina. Larker, lo scambio per Giftopoulos che si ostacola un po' con Andrea Moser, trova il terzo, trova Giftopoulos ancora un passaggio che alla fine arriva a Cazzola, ma era completamente anche questo fuori tempo. Ancora Giftopoulos sulla blu per Larker, tocco col patio, il tiro di Pietro Niro, parata qui di Jay Smith,
Parata da straordinari qui, perché è una delle prime parate importanti che compie Jay Smith con il gambale sul tiro di prima intenzione di Pietro Niro. 3-2 risultato. Ricordo, questo match i punti valgono anche per il campionato italiano, quindi doppia valenza. Chad Pietro Niro perde il contrasto con Knocker, anzi Senone, il disco al centro, interessante, ma non c'era troppa gente lì davanti. Poi mette fuori il disco a Cottam, lo alza, disco che poi prende una deviazione, esce dal rettangolo ghiacciato. Ci sarà un ingaggio davanti alla linea blu ampezzana. Ancora Barnabò, Alverà e Cottam sul ghiaccio. Ingaggio vinto degli ampezzani. Disco ritroso recuperato da Mike Zanatta. Lo scambio con Phil Pietro Niro. Vuole il pack Alverà. Lo controlla molto bene qui Alverà, ma poi esita un pochino nel controllo. Beh, in effetti non poteva fare altro, doveva saltare due uomini per l'ingresso. Un pochino troppo rapidi i suoi compagni a entrare nel terzo avversario. Il passaggio era giusto, il controllo di Alverà anche giusto. Ha cercato subito la profondità, ma qualcuno lo ha preceduto senza disco. Giocati 9 minuti a Olimpico, 3-2 Gardena il risultato. Phil Pietro Niro nel suo terzo, lo scambio parte con Mike Zanatta. Passaggio in terra di nessuno, pericolosissimo, regala il possesso agli avversari, che però hanno difficoltà con i giovanissimi Linder, Virtala e in questo caso Gluck a controllare. C'è un gancio col bastone fischiato a Cottam. Si lamenta un po' Cottam, anche noi in effetti non ci siamo molto accorti di questa infrazione. Siamo sul 3-2 e continua ovviamente tra penalità e gioco, la quarta linea non vede più ghiaccio. E quello che ci chiediamo un po' noi, certo la partita è tirata, e questo sicuramente è il motivo per cui io Maciaca cerca di stringere sulle tre linee, per quanto noi non ne siamo d'accordo, ma in partite dove si giocherà con avversari ben più quotati, con tutto rispetto per il Gardena, come possiamo pensare a un Lubiana, a un Esenice, quale sarà la tattica da adottare? Quella di giocare a quattro linee, o quando le squadre saranno ovviamente con tre linee molto, molto forti si tornerà di nuovo a soffrire con tre linee? Da capire un po', ci sarà modo di capirlo. Intanto seguiamo qui il power play del Gardena. Wickens. McGowan nell'angolo, servizio sulla blu per Villers che non arriva. Adami prende il pack e lo allontana ovviamente per perdere secondi utili. Arrivano Chad Pietro Niro e Zardini e Cedelli in uno special team di 4 contro 5. Costa, c'è la pressione, 60 a Pezzano. Villight, su lui ancora Zardini e Cedelli che fa perdere secondi utili. E anche il passaggio qui è sbagliato, che comunque arriva a destinazione. Disco portato in dump nell'angolo, Pietro Niro va in anticipo col corpo, disco sulla blu per Costa, Costa per Villight, davanti porta Galassiti e Tomasini, attenzione, il tiro sopra la traversa, Chad Pietro Niro, riparte Zanina Cedelli, ma ovviamente adesso si possa solo liberare il pack, Jake Smith, la pressione, il power play che si sta per andare, quindi contenuto bene Ampezzani sul 3-2, 9 minuti al termine. Dalla City anche lui, buona prestazione la sua, qui riesce in qualche maniera a evitare Zanatta, poi non Cordiano, dunque c'è ancora il back check di Dalla City. Quanta fiducia dà Erwin Kostner ai suoi giovani, fiducia totalmente ripagata. Vedete dai vostri monitor quanti giocatori giovani stanno giocando nel Gardena, anche perché è quello il roster, c'è poco da dire. Cottam, le finte, tiro ancora sotto stress, questo tiro finisce a lato. McGowan, la solita finta, poi la gran giocata a una mano per Wilkins. Che numero di McGowan, salta l'avversario col disco sotto la stecca, poi con una mano riesce a servire in precario equilibrio Wilkins, che va a colpire di prima intenzione. Qui è Martino Valdarin, che decisamente si è ripreso dopo due periodi un pochino faticosi per lui. C'è il power break, ora linea alla regia.
Afro, il tuo benessere quotidiano. Finisce anche il Power Break, ancora in diretta su Radio Cortina. Ricordiamo Radio Cronaca, sempre in collaborazione con Stuzzica la Voglia, pizzeria a San Vito di Cadore, nella piazza centrale. Ma chi non la conosce? Mi chiedo ancora chi non conosce Pinuccia e Corrado. Dal 1997 vi offrono qualità altissima, non solo da pizza ma panini con prodotti di altissima qualità, di prima qualità. Un peccato mortale non fermarsi a Stuzzica la Voglia, sulla strada, sulla strada proprio tra Cortina e San Vito, anzi a San Vito, quindi se passate e siete del Cadore, ma vabbè, tante volte io mi chiedo quanto è utile sia ricordarvi questo, ma è giusto ricordare chi può dare così tanta qualità per la vostra cena, il vostro pranzo, uno spuntino. Torniamo live, Pietro Niro, mancano 8 minuti, Cortina sotto di un gol, Moser a difendersi dall'aggressività di Villait. Ancora Moser fa un buon lavoro lungo la balaustra, poi consegna il pack a Pietrolino sulla blu, che però non ha un felice controllo. Lo scambio con Adami, Adami all'ingresso, ancora con Andrea Moser, bella azione con Pezzana. Mike Zanata, il tiro non male. Jay Smith si oppone qui, aveva il panorama aperto, però una bella iniziativa a Pezzana, costruita da una buona intesa tra Moser e Adami, due veterani ormai del Cortina che giocano in linea assieme questa sera, come spesso accaduto, ma questa sera trovano loro due con Sanna, la freschezza di Sanna nella sua profondità, nella, appunto, riuscire ad alzare il baricentro. Non il Sanna migliore questa sera, almeno in questa fase finale del match. Chad Pietroniro salta un avversario, poi si deve rientrare, Rico Lark riesce a mantenere dentro il disco, un po' di difficoltà, ma alla fine il Cortina prova a spingere, 7-29 al termine, con le poche conclusioni fatte verso la porta di Smith, soprattutto poche conclusioni importanti, il Cortina deve ovviamente accelerare per andare a pressare più possibile la porta dell'estremo del Gardena. Qui ci prova Chad Pietroniro, tiro largo, Cazzola raccoglie, non è attento però a Cristopolo sulla blu, Rico Larker, le finte e poi il buon lavoro del giovane ancora che porta a spasso un paio di giocatori, salta addirittura Wilkins, disco verso l'interno, poteva essere utile qui per Giftopoulos, nell'angolo a destra di Jake Smith il greco, niente, non è serata per lui, poco da fare. Disco perso, regalato un break agli avversari, secondi persi, secondi utili persi. Ancora Remi Giftopoulos, adesso è a termine del suo cambio. Qui la soluzione era interessante verso Barnabò, ma un Gardena che si chiude bene, sta giocando una partita perfetta il Gardena questa sera, e il Cortina non altrettanto. Vallazza, c'era forse il sesto uomo sul ghiaccio, perché il pack è stato fermato, indirizzato da Vallazza in balaustra, è stato fermato proprio da un giocatore che stava cambiando, c'era già l'uomo sul ghiaccio, l'uomo nuovo sul ghiaccio. Barnabò si complica la vita, arriva in suo soccorso Vallazza, Cordiano, passaggio non perfetto, ancora un Gardena che può amministrare bene il pack qui con Tomasini, Tomasini le finte, Tomasini il tiro, para Martino Maderin, Sanna anche qui si esagerano nel dribbling, ci vuole un chip out, disco in balaustra e fuori, non andare a fare il dribbling interno, che errore, e troppi errori così che poi alla fine sono sempre spesso recuperati, ma lasciano il disco agli avversari e Cortina che non riesce a 5 minuti dal fine da prendere il dominio della partita, e questo è il grave. Villa il tiro e arrivano le conclusioni, arrivano la parte del Gardena. ...5-29 al termine del Santa Comunitari, 3-2 Gardena. Questo è stato l'esempio dell'azione, e nessuna ovviamente colpevolezza da parte di Sanna, ma è la dimostrazione di come non si deve giocare in questi frangenti della partita, e come il gioco, la dimostrazione di come il gioco non ci sia, la lucidità di andare a interpretare questi ultimi minuti decisivi della partita. Attenzione, Cottam, il tiro sulle gambe di Jay Smith, tiro e arriva il gol di Cottam. Prestazione in colore la sua, ma arriva il gol, insomma sono 4 gol per lui finora, ci crede nel rebound, Jake Smith lo lascia, arriva il gol di Cottam, quindi merito anche di Harrison Cottam qui averci creduto, aver trovato questo gol che insomma va un pochino a salvare finora una prestazione non proprio convincente
di tutta la squadra, direi, a parte di alcuni casi come si è tornato in precedenza, soprattutto Adami, che ha fornito una prestazione secondo me sopra il livello degli altri questa sera. E qui arriva il gol di Cotta per il 3 pari a 5-19 dal termine. Un po' una situazione inconsueta, o almeno un Cortina che, come dicevo, invitavo a prendere il possesso del terzo avversario, andare proprio a forzare la porta di James Smith, invece questo gol arriva proprio in un contropiede con una, non una dormita, ma la velocità di Cottan che arriva alla conclusione, forse un unico errore di James Smith finora, che lascia il rebound e di forza Cottan, che ne ha tanta, è riuscito ad andare a spingere ancora una volta il disco per la seconda volta in fondo alla rete. 3 pari risultato olimpico tra Cortina e Gardena, bene bene così, anche se non siamo soddisfatti proprio della partita del Cortina, che a tratti, come dicevo in precedenza, quando si andava un attimino a sindacare sull'errore di Sanna, tra virgolette, non nello specifico Sanna, ma in quel caso abbiamo, se avete visto l'azione, cosa spesso compiuta nella poca disciplina di uscire dal terzo, quando si ha il disco lungo la balaustra non ci si può permettere di andare a fare un dribbling, bisogna avere la cura di allontanare lungo la balaustra o di aspettare l'arrivo di un difensore. Invece quando si tenta il dribbling verso l'interno, purtroppo se si perde il disco lì la situazione può diventare grave. Occasione per Cortina adesso sulla stecca di Chad Pietroniro. Open ice check qui di Wiki su Chad Pietroniro, ci sono l'incrocio dei pali colpito dal fratello, nonostante ci siano le invocazioni da parte della panchina gardenese per il bel check compiuto da Wilkins, cosa che avevamo notato anche nella partita del 5-1 qui con la panchina gardenese che gioiva un po' troppo presto, andava bene, bene, questo fa capire che c'è un'unità di panchina, uno spirito ovviamente di comunione, di allegria nella panchina gardenese, giustamente si va a sostenere quando uno compie anche un gesto che non è tecnico ma bensì fisico come questo, però subito dopo è arrivato l'incrocio di Phil Pietroniro, quindi bisogna stare un pochino attenti a non esaltarsi troppo in certe dinamiche, in certe situazioni. Ovviamente quarta linea lasciata fuori da Ivo Maciaca anche questi ultimi 4 minuti, quindi la quarta linea, andando a fare la sintesi, Cortina che ha una quarta linea molto, secondo me valida, molto valida, ha giocato praticamente dal secondo tempo, ha fatto un cambio, questo è, ed è, sta pareggiando con il Gardena che gioca a due linee praticamente, e hanno segnato due ragazzi, uno del 2000 e uno del 2002, doppietta di Leo Messner. Cottam ancora sul ghiaccio, così secondo me il Cortina non vincerà mai la partita, ne mancano 4:20, si continua a forzare, lo stesso Cottam ha fatto un cambio, ha fatto il gol e è rimasto sul ghiaccio, per amor di Dio è giovane, è un classe 99, è giusto chiedergli qualcosa in più, neanche uno straniero. Ma il rischio che si incorre in queste situazioni, che ovviamente i giocatori che vedono meno ghiaccio, avendo comunque anche, diciamo così, la possibilità e la capacità di poterne avere di più di minuti su ghiaccio, si demotivino. Soprattutto, ovviamente poi si parla di una squadra che deve raggiungere un risultato, quindi per l'amor del cielo, l'allenatore guarda al risultato finale, non probabilmente a quello di un campionato o di più partite, ma quello di una singola partita, come si sta dimostrando decisamente. Ma alla lunga ovviamente i giocatori si demotivano e diventa sempre più difficile per giocatori che hanno molto meno spazio, anche in partite sulla carta giocabili come questa, avere così poco spazio sicuramente diventa demotivante, ed è un rischio molto alto che non si dovrebbe incorrere, soprattutto in una stagione del genere. 3:39, Sulman, Rugnoli fa circolare il pack, lo raccoglie forse qui a Sanna che lo allontana, 3:15 al termine, ovviamente ora rivedremo la prima linea sul ghiaccio, recupera il disco Chad Pietroniro di fronte a James Smith, grande intervento, ma anche qui poteva fare un po' di più Chad Pietroniro. Cazzola a gira la porta, disco per Chad Pietroniro e qui James Smith, miracolo dietro la gabbia, ancora il più piccolo dei Pietroniros, chiuso in maniera
energica, ermetica da Diego Gluck, disco lavorato adesso da Grito Polus per Cazzola. Cazzola cerca un filtrante in mezzo ai pattini di Brugnoli, ancora un po' di confusione lì, confusione, un po' si gioca un po' alla bella e meglio senza avere delle combinazioni belle buone e lucide. L'Archer completamente in passaggio sbagliato, regalato il break, ma da lui si può concedere un errore, Enrico Larker. Sono altri giocatori in cui bisognerebbe un attimino aspettarsi qualcosa in più. Cazzola, la sua rapidità. Luca Zanatta recupera un disco a 2 minuti dal termine con un risultato di pareggio. Il Cortina comunque non è più riuscito ad arrivare in maniera convincente dalle parti di Jake Smith. Moroder. Tomasini. Ancora sul ghiaccio la prima linea, ancora su, anzi sul ghiaccio Christopoulos, che è probabilmente il giocatore più stanco della serata, infatti non riesce addirittura ad andare a cambiare. Il tiro di Costa, anche qui rischiosissimo, Chad Pietoniro allontana il pack a 1.38 dal termine, Jay Smith deve fermarlo perché il rimbalzo era pericoloso davanti alla sua porta, ci sarà un ingaggio in zona. 1.35 al termine, risultato di 3 pari. Ovviamente c'è Christopoulos sul ghiaccio, appena cambiato, era distrutto, è tornato sul ghiaccio perché ovviamente Cortina prova a vincere questa partita al 90 secondi del termine. Vediamo se ha ragione Ivo Masca a lasciare Christopoulos sul ghiaccio dopo un cambio interminabile. Gardena nel terzo Ampezzano. Mike Zanatta, Cortina in affanno. Come è inevitabile, arriva il tiro, para Martino Valdarin. E Io Maciacca cambia anche Christopoulos dopo aver richiesto gli straordinari. No, a fatica a raggiungere la panchina Remi Christopoulos. 1-0-9 al termine, 3 pari risultato. Ingaggio perso da Cortina. Il tiro di Brugnoli, para Martino Valdarin, devia il disco al lato. Marco Sanna. Wilkins cerca McGowan, c'è l'anticipo di Luca Zanatta, sempre ineccepibile. Sanna, buono il suggerimento verso Moser dall'altra parte del ghiaccio, lo scambio con Adami. Buona la circolazione del disco qui con Adami, Moser che no. Giocato bene finora. Sanna nell'angolo, bene ancora su Cordiano per la blu. Cortina lì, il tiro di Cordiano sul corpo però di Wilkins, che lamenta un dolore alla mano. Prova a partire McGowan, si porta a spasso un po' i giocatori, chiuso a doppia mandata con Adami, che ovviamente fa la cosa saggia, allontana il disco senza rischiare nulla. Questa è l'esperienza ovviamente che c'è lui. Messner, autore di 2 gol. Cordiano. Giftopoulos ancora sul ghiaccio, si gioca a 2 linee praticamente il Cortina, a 12 secondi dal termine. Diego Gluck. Diego Gluck verso il centro, arriva la sirena. Ci sarà l'overtime all'Olimpico per decidere la vincente di questo match, chi vince dopo i 60 commentari porta a casa ovviamente 2 punti, la perdente 1 punto. Overtime di 5 minuti 3 contro 3, ma no, forse 10 minuti 3 contro 3 se non lo ricordo male. Adesso andremo sicuramente a vedere, diamo la linea per qualche secondo alla regia. Vin Costner, torniamo live anche per lo streaming. 5 minuti di overtime 3 contro 3. Gardena che è stato in vantaggio per 3-2 anche nel terzo periodo, poi è arrivata la marcatura. Attenzione però, seguiamo subito perché su ghiaccio ci sono Wilkins e McGowan da una parte, Cazzola, Christopoulos e Zanatta dall'altra. C'è il break per gli Ampezzani. Cazzola, 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 tiro diagonale fuori, ma regala attenzione a un break agli avversari. Il disco prende l'angolo subito, però pronto un dinamico Cazzola che sta giocando come... c'è una penalità, ma qui esagerata, i danni suoi per una
carica ai danni di McGowan che va giù come nulla davanti alla porta, anzi Wilkins penalizzato qui, Cazzola che stavamo comunque, con cui ci stavamo complimentando finora per un'altra partita di grande volontà, di grande passione, di pattinaggio, di intensità, qui ha spinto la via dalla porta Wilkins che è andato giù. Wilkins non è proprio un peso piuma, è andato giù come nulla su una spinta di un peso piuma come Cazzola, insomma un pochino eccessiva questa penalità. Time out chiesto da Ivo Marcica qui a 4.25 all'inizio dell'overtime, si giocherà ovviamente non in 3 contro 2 ma in 4 contro 3, ma il time out è chiesto per tirare un pochino il fiato, per trovare la tattica giusta per rispondere adesso al power play del Gardena, che sarà sicuramente da tenere sott'occhio, perché in 4 contro 3 giocatori come Sulman, Wilkins e McGowan, coadiuvati da, probabilmente da Villa e Sulla Blu, potrebbero fare del male, quindi il Cortina deve stare molto 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 attento. C'è più spazio, si gioca in 4 contro 3. I giocatori che si trovano a memoria hanno ovviamente più possibilità di trovare le combinazioni giuste dove c'è più spazio. Adami Pietroniros sul ghiaccio per il Cortina. Ingaggio vinto dal Gardena. Lo seguiamo con attenzione. Sulman sulla blu, McGowan, Villait, ora Sulman largo, baffi esterni di destra. Sulman prova ad andarsene da solo, prova a colpire Martino Valdarin che chiude però l'angolo. Charles Pietroniro dovrebbe allontanare, non gli riesce. McGowan, Wilkins per Villait, finta il tiro, arriva il passaggio di intervallato qui da Filippo Pietroniro che cerca il fratello, pensa però al cambio dei suoi compagni. Attenzione a commettere qui sciocchezze sul rimbalzo in balaustra e nel controllo. Sanna allontana semplicemente il disco, se lo va a riprendere, va a spingere su Jay Smith. Attenzione che qui ad andare troppo alti, perché ovviamente il Cortina poi ha un uomo in meno sul ghiaccio. Sanna però già è rientrato, Wilkins si apre un varco, bravo ancora Sanna qui a intervenire, bravo a recuperare, occasione, disco deviato, alto sopra la traversa. Villait cerca il passaggio filtrante, Cortina un po' lento, ancora Giftopoulos, arriva il recupero di Sanna, ma disco portato dentro. Zanatta, 3 minuti, si cerca di far scorrere via questi 35 secondi finali. Luca Zanatta cerca Jay Smith, lo trova, bravo Luca Zanatta qui che trova l'ingaggio, perché è bravo anche Adami a correre sul portiere avversario, a cercare proprio che Jay Smith fosse obbligato a trattenere il pack. Così avviene, quindi in Cortina che a 20 secondi, 7 secondi al termine del power play gardenese, trova l'ingaggio in zona. Ancora il Pietronino sul ghiaccio. Adami all'ingaggio, va a spingere, sembra un giovanotto questa sera Adami, ha un'energia veramente, non dico inconsueta, perché lui è un giocatore che mette sempre cuore e passione sul ghiaccio, ma questa sera sembra veramente andare come un ragazzino Adami, in forma, decisamente in forma. Bombo Adami, ha trovato anche il gol. 5 secondi al rientro di Cazzola, Virtala sulla blu per Brugnoli, ancora Virtala, rientra Cazzola, attenzione pericolo, disco vagante lì sulle stecche di un Leo Mesner a cui viene data fiducia anche nel power play nell'overtime, è un classe 2002 ricordo, in compagnia lì di Tomasini, anzi di Gluck. Cazzola rientra la panchina, Puniti va a prendersi il disco, 2 minuti al termine, prova a dare velocità al suo pattinaggio, Giftopoulos si gira su se stesso, supera la neutra, anzi ci ripensa, rientra, 1.47, si gioca in 4 contro 4 perché è finito il power play, ma il gioco era attivo, poi si tornerà a giocare in 3 contro 3 alla prima pausa. Zanatta, lo scambio con Cazzola, buono il tandem con Giftopoulos, disco ancora per nessuno, Cordiano, le finte, largo per Cazzola che vuole Giftopoulos, però non ha molte possibilità di trovare uno spiraglio. Ancora Cazzola, prova il tiro, non aveva altre soluzioni qui, e c'è la penalità ai danni di un gardenese.
Bravo Cazzola qui che prima è andato a commettere il fallo, anzi penalità a Cazzola, penalità ancora a Cazzola. No, non ci posso credere. Avevamo parlato così bene di Cazzola che si è preso due penalità praticamente identiche nello stesso periodo di 5 minuti di overtime, quindi va un pochino a rovinarsi la sua prestazione qui. È andato a stirare, probabilmente ha dato un cross check all'avversario. Non un bel segnale, un segnale di frustrazione questo, perché due penalità in un overtime non si possono prendere. Una ci può stare, ma la seconda no, assolutamente no, poi in fase offensiva no. Qui rischio altissimo, 1-10, continua a fare riuscire a sfilare questi secondi per andare a sperare di andare ai rigori, che non sono stati così positivi nell'ultima partita. Occasione qui per il Gardena col dopo l'imbalzo in balaustra, ricordo, non sono stati così positivi nella partita di ritorno di return to play. Wilkins più deciso qui nel contrasto, consegna il disco McGowan che si difende bene, ancora per Wilkins, 45 secondi al termine dell'overtime e poi si andrà ai rigori. McGowan per Delight, McGowan non ha la possibilità di tirare, si gioca in 4 contro 3, ricordo, si è giocato veramente poco in 3 contro 3 e gol. Gol del Gardena con Wilkins, vince il Gardena all'overtime a 30 secondi al termine. Partita buttata all'aria, forse mai giocata da un Cortina se non nel primo e secondo tempo, poi sotto e con legittimata anche la revenge, la rivincita di un Gardena che ne ha presi 10 a Selva, 10-5. Questa sera il Cortina non è stato capace di vincere, di riuscire insomma a essere bravo nel gestire la partita. Io personalmente un po' di colpa alla tattica adottata da Maciaca la do, così come è stata Gardena quando comunque il risultato era ben diverso, è riuscito a tenere in partita il Cortina, è riuscito a tenere in partita il Gardena con molti gol di scarto fino alla fine. Questa sera il Cortina è riuscito a recuperare un 3-2 con un gol di Cottam su rebound e poi ovviamente errore individuale di una doppia penalità nel power play alla prima, il Gardena non ha infierito, alla seconda è arrivato il gol a 30 secondi al termine del overtime. Quindi Cortina che perde 4-3, Cortina guadagna un punto, il Gardena ne guadagna 2 questa sera. Molte cose da rivedere secondo me per un Cortina che ha giocato una buona settimana, soprattutto nella partita di Asiago, ma questa sera poco da salvare se non le prestazioni di Adami e pochi altri questa sera sugli scudi per i colori bianco-blu. Complimenti a Gardena per la partita perfetta, per la tattica adottata da Erwin Kostner che ha premiato soprattutto i suoi giocatori più giovani, doppietta di Leo Meisner e gol di Tomasini nei tempi regolamentari. Per lo streaming di hockeycortina.it, per Radio Cortina e da Luca Zanina Celli è tutto, grazie ancora alla regia, al perfetto lavoro dei collaboratori per lo streaming, la linea Stefano Della Bona alla regia di Radio Cortina e la buonanotte a tutti.